Buongiorno a tutti, bentrovati. Ieri abbiamo fatto una lezione che immagino vi sarete accorti era un pochino diversa dalle altre, diciamo, era un pochino più teorica e più astratta. Il motivo di questa lezione è che c'è questa nozione per le funzioni di più variabili, che si chiama differenziabilità, che è una nozione che spesso passa un po' in sordina, perché per le funzioni di una variabile, differenziabilità e derivabilità sono sinonimi, quindi probabilmente non avete mai notato, non vi hanno mai fatto notare la differenza. E per funzioni di più variabili, far notare veramente la differenza, a mio parere, cioè la nozione di differenziabilità per funzioni di più variabili, se si cerca, scusate, se si cerca di definirla senza, di spiegarla senza gli strumenti avanzati, il linguaggio avanzato della matematica tradizionale, secondo me si perde qualcosa. Quindi in realtà quello che vi ho fatto ieri è stata una lezione che ha utilizzato un linguaggio abbastanza standard per la matematica, il linguaggio dell'algebra lineare, diciamo, il linguaggio delle applicazioni lineari. In questo senso, il differenziale di una funzione non è nient'altro che un'applicazione lineare sui vettori tangenti. Quindi sto facendo come al solito a chiacchiera un ripassino di quello che abbiamo fatto ieri. Ieri abbiamo detto che una funzione è differenziabile in un certo punto, quindi ci stiamo fissando in un punto, se soddisfa questa relazione qui. Questa relazione qui, vedete, è il solito limite. Quando si diceva una funzione derivabile, si diceva se c'è questo limite del rapporto incrementale, no? In questo caso la richiesta è che ci sia questo limite che venga a zero. Perché vedete, se volete, qui lo potete riconoscere come un rapporto incrementale a cui ho tolto questa parte qui. Quindi, in qualche senso, questa relazione vi sta dicendo che al limite il vostro incremento di funzione al limite deve essere descritto da questa parte qui. Vedete che questa parte qui sono numeri per l'incremento, quindi alla fine questa parte qui è lineare nell'incremento. Questa parte qui, lineare nell'incremento, è il differenziale della vostra funzione nel punto. Ecco perché tutto il linguaggio di ieri, tutta la lezione di ieri, in cui dicevamo che il differenziale è un'applicazione lineare, perché è questa roba qui. Solo che con la visione di ieri, questa roba qui l'abbiamo vista come una funzione di questi HI, e come funzione di questi HI è una funzione lineare, ok? Tutto questo ci ha richiesto di dire che cosa sono veramente questi HI. Questi incrementi HI, per come l'abbiamo messa ieri, sono semplicemente le coordinate del vettore tangente. È uscito fuori dal discorso di ieri, nel caso non ve ne siate accorti, in P, che quando io ragiono su R alla N, che come al solito in matematichese dico R alla N, ma disegno R quadro perché è quello che si disegna facilmente. Scusate, state vedendo lo schermo, vero? Sì. Ok, quindi dicevo in matematichese io dico R alla N, ma disegno R quadro perché è la cosa che posso disegnare. Quindi voi fate lo sforzo di pensare queste come x1, x2 e poi altre componenti, x3, eccetera. Dicevo, ieri dovrebbe esservi passato questo messaggio che in R alla N, quando io mi trovo in un punto, succede una cosa particolare. In questo punto, voi potete immaginare esistere un'altra copia di questo R quadro, ok? Quindi lo stesso che c'è qui,
però con l'origine traslata. Questa è l'origine, diciamo, assoluta dello spazio che voi state considerando, quindi le coordinate x1 e x2, ma in certe situazioni volete contare le cose e misurarle a partire da questo punto P. In quali situazioni? Beh, se ci pensate, spessissimo quando fate concetti di derivata e di incrementi, no? Se voi volete vedere la vostra funzione quando passa da P a Q, quanto è cambiata, cioè volete fare f di Q meno f di P, l'incremento della funzione quando passa da P a Q, è naturale in questo contesto. Zero, non ci azzecca nulla, no? Voi siete interessati in Q e in P, quindi è naturale questo P chiamarlo zero e ragionare solo come se vi siete spostati da P a Q. Cioè, quello che vi importa non è il fatto che eravate in P e poi siete arrivati in Q, ma quello che vi interessa è lo spostamento da P a Q. Capite cosa voglio dire? E in questo senso, questo spostamento da P a Q, diciamo a livello infinitesimale, ma qui in realtà va bene anche così, questo spostamento da P a Q è determinato da quello che chiamereste vettore PQ, no? Quello che unisce questi due punti. Bene, esce fuori che se noi astraiamo questa cosa e consideriamo tutto questo spazio R quadro qui, questo, quindi vedete, lo sto distinguendo concettualmente da quest'altro. Questo è un altro che non mi interessa al momento. Sono in questo punto P, in questo punto P, e mi interessa questo R quadro qui, in cui l'origine è il punto P. Questo R quadro qui lo chiamo spazio tangente in P. Ok? Questo è lo spazio tangente, la T sta per tangente, nel punto P che sto considerando è R quadro. Voi dite sì, ma è R quadro. Certo, è R quadro con un'altra origine e che si usa in certe situazioni. Okay? C'è un significato diverso di questo R quadro. E quando prendiamo un vettore qui dentro, sappiamo automaticamente, scusate, non uguale ma appartenente, quando prendiamo un vettore qui dentro, sappiamo automaticamente che questo vettore va pensato, va visualizzato come vettore in P. Ed ecco che pensandola così, questo incremento noi lo possiamo scrivere come f di p più questo vettore tangente in p meno f di p. Ok? Questo è l'incremento e contestualmente la variazione della mia funzione in questa direzione sarà data da questo diviso la lunghezza di questo vettore v. Ricordate che nelle prime lezioni abbiamo parlato di lunghezza, di norma, mi sembra l'avessimo chiamata, no? Che è quella data dal teorema di Pitagora, insomma, quindi è la somma di queste quantità al quadrato. Quindi vedete, se questo VP voi lo scrivete in coordinate, attenzione, le coordinate non sono le coordinate del punto finale Q, ma sono questi numerini qui. Se questo VP lo scrivete in coordinate e quindi chiamiamo queste coordinate H per riferirci poi a queste dispense qui. No? Ieri le abbiamo chiamate ovviamente V1, V2, adesso le chiamiamo H1, H2. Spero che questo non faccia differenza. Quant'è la norma di VP? Ditemelo voi. Cioè, quant'è la lunghezza di questo vettore? Se le sue componenti, queste qui, sono H1 e H2. H2 H1. No, guarda cosa sono H2 e H1. Teorema di Pitagora. La Teorema di Pitagora, quindi. radice quadrata di H1 alla seconda più H2 alla seconda. Esattamente. Quindi vedete, qui sotto c'è radice quadrata di H1 alla seconda più H2 alla seconda. Guardate un attimo. Non qui, ma qui, ok. Speravo ci fosse scritto esplicitamente. Eccolo qui. Guardate qui. È esattamente questo, per n uguale 2, qui viene riscritta la definizione di funzione differenziabile, no? F di x è differenziabile, vedete qui sotto c'è questa quantità non è nient'altro che la norma di quel vettore v che abbiamo chiamato v con p, ok?
con componenti H e K, ok? Neanche H1 e H2, scusate. Ok? Quindi vedete le cose come tornano, no? Questa è la lunghezza del vettore. Vedendo questa roba qui, voi capite che HK è il vettore tangente. Ok? In questa riscrittura, in questa idea che sto cercando di passarvi. Benissimo, riguardiamo un attimo da qui. Allora, una funzione è differenziabile, quindi ripuliamo qui, allora, una funzione è differenziabile nel punto P se questo limite è soddisfatto. In questo limite, vedete, c'è un incremento della funzione in una certa direzione, divisa la lunghezza di quell'incremento. Questa sarebbe la derivata in quella direzione, se volete. Però io chiedo che la derivata in quella direzione sia in qualche modo data al limite da qualcosa di lineare. Capite? Questa è la vera nozione di differenziabilità che ci implicherà anche la continuità. E questo oggetto lineare, che quindi è un'applicazione lineare su i vettori tangenti, perché vedete, è una funzione lineare nelle variabili che sono le componenti del vettore tangente, questa roba qui si chiama il differenziale della vostra funzione nel punto P. E ripeto, è una funzione lineare, in matematichese una funzione lineare si chiama applicazione lineare, per qualche motivo, su che cosa? Su quell'R quadro, però puntato in P, quindi su quello che si chiama spazio tangente in P al vostro R quadro, in questo caso R alla N. Funzione significa che assume valori in R. Ok, questo è matematichese, se volete, un po' elaborato, ma necessario e molto utile, se capite questo linguaggio, per dire che questa roba qui è lineare, quindi questi H con I sono H con I e basta, non H con I al quadrato, al cubo o peggio, e che tutta questa roba qui vi dà un numero. Ok? Notare che queste quantità sono non numeri a caso, ma sono le derivate parziali in quel punto. Dal che ne deducete che se la funzione è differenziabile, le derivate parziali esistono, e non solo nelle direzioni determinate, ma esistono in tutte le direzioni. Ok? In realtà la nozione di differenziabilità richiede qui soltanto un'applicazione lineare. Una volta che c'è l'applicazione lineare potete dimostrare che deve essere per forza questa. Quindi dare la definizione così è semplicemente più veloce. Quindi questo comincia anche a darvi delle indicazioni su come vedere se una funzione è differenziabile. Prima di tutto calcoliamo le derivate parziali in quel punto. Abbiamo fatto tanti esercizi, abbiamo visto. Se c'è qualche derivata parziale che manca, fine, non è differenziabile. Se ci sono tutte le derivate parziali, non abbiamo finito. Perché a questo punto dobbiamo vedere se l'applicazione lineare data dalle derivate parziali in questo modo approssima al primo ordine la vostra funzione in questo modo, o meglio l'incremento della vostra funzione in questo modo, cioè dobbiamo fare questo limite, ok? Di nuovo, per vedere se esiste la derivata parziale, fate il limite del rapporto incrementale in certi casi, per vedere se una funzione è differenziabile dovrete fare questo limite qui in certi casi, ok? Poi un'altra cosa che abbiamo visto ieri, abbiamo visto che se io prendo, mettiamolo qui, così, abbiamo visto di nuovo che se io prendo in R alla N,
ok? Per intendere che tangente in P. Qui è evidente dalla figura che è un vettore centrato in P, ma voglio mantenervi il ricordo che è un vettore tangente in P, quindi è un vettore pensato con l'origine in P. Questo vettore genera una retta, abbiamo visto. E l'equazione di questa retta è T per V. Nel senso, sono tutti i vettori. L'equazione è parametrica, nel senso che non è y uguale t per v, ma questo t per v esprime due componenti in questo piano R quadro. Se questo v con p è v con 1, v con 2, allora t per v le coordinate dato con l'origine qui della retta che è disegnata qui sopra. Se vogliamo ottenere le coordinate di questa retta nello spazio grande disegnato qui con l'origine qui, dobbiamo aggiungere a questa espressione parametrica che parte dal punto P le coordinate di P. Quindi dovremo scrivere P più, ok? Queste sono le coordinate parametrica, se volete, della vostra retta che passa per il punto P. Se le coordinate di P le chiamiamo su questa retta forse ci risuono, mi sentite? Sì, adesso sì, prof. Ok, dove siamo, dove mi avete perso? Di qua. L'ultima frase che avete sentito più o meno cos'era?
Ragazzi, io ve lo dico, mettetevi anche nei nostri panni, per noi è veramente demoralizzante questa situazione qui. Cioè, io sto, quanti siete? Siete 40 persone e io vi sto chiedendo, non vi ho fatto la domanda, vi sto chiedendo di dirmi più o meno cosa vi ricordate di dove eravamo arrivati e nessuno apre bocca. Ok, io mi sento veramente che sto un po' parlando al vuoto, per fortuna che registriamo così, spero poi ve le risentiate. Comunque, che devo dirvi? Se nessuno riesce a rispondermi, vado un CTRL-Z. Non vediamo ancora lo schermo, professore. Oh, Comunque... ok, allora rispondetemi, ditemi, lo schermo non si vede. Quello Però... ricordo io già da quando spiegava il grafico si sentiva già attratti, almeno per quanto riguarda me. Lo so, insomma, ragazzi, io mica vi chiedo di rispondere per tutti, a me basta uno che mi risponde, capito? Perché qui è un'informazione che mi serve per capire da dove ripartire. Allora, dove eri arrivato tu? Già dal grafico si sentiva scatti, però non Allora. so se era un problema mio di rete oppure già un problema suo. No, no, vabbè, comunque se non hai sentito, non hai sentito, ricominciamo da lì. Già dal grafico, quindi intendi... Quando spiegava T per V che era anche, oltre una moltiplicazione, anche, può essere anche una somma. Quindi sono considerati due variabili. Ok, dai, riprendiamo dall'inizio. Non vi sto sgridando, vi sto dicendo, mettetevi anche nei miei panni, che, cioè, aiutatemi un po', queste lezioni online sono un po' pesanti per tutte. Io normalmente ho gli studenti davanti e si vede, no? Capite? La faccia già mi dice, non cerco, vi guardo e capisco se mi state ascoltando e capendo oppure no. Per me è importante che voi capiate, non è che sto spiegando... Così, cioè, se non capite, io voglio che capiate, quindi ve lo spiego in un altro modo. Allora, dunque, mi sentite, giusto? Sì, adesso sì, bro. Perfetto. Allora, questo di nuovo facciamo questo disegno e con CTRL Y mi recupero tutto quello che avevo fatto. Abbiamo il solito vettore tangente in P. Questo è un vettore tangente nel senso che è puntato nel punto P, quindi vi ricordo questo discorso, no? Che questo è sempre R quadro, è sempre una copia di R quadro, ma l'origine è in P e questa roba noi la chiamiamo spazio tangente. Per sottolineare che stiamo in P, spesso il vettore, invece di chiamarlo solo V, lo chiamiamo VP, per dire, guarda, questo è un vettore puntato in P. In questo disegno la cosa non è necessaria, perché si vede che è un vettore che parte da P, ma nel testo poi avere questo VP vi può far comodo, no? Questo vettore, dicevo, identifica una direzione, questa retta generata da questo vettore. E... questa direzione qui è, in qualche senso, quando metto le virgolette vuol dire che questa frase non è completa, non è precisa in qualche senso. Questa direzione è descritta da cosa? Da tutti i vettori che sono un numero per questo vettore qui. Per esprimere che questo è un numero, scrivo che sta in R. Ok, quindi questa espressione rappresenta tutti i punti su questa retta. E se la voglio scrivere questa retta in equazioni, in qualche modo, cosa faccio? Scrivo questa roba qui. Cos'è questa roba qui? Intendo questo. T per il vettore, se il vettore aveva coordinate V1, V2, diciamo, quindi due numeri, questa roba sarà T per V con 1 e T per V con 2. Vi ricordo, V1 e V2 sono quelli che prima abbiamo chiamato H e K, o H1 e H2, sono i cateti del triangolo rettangolo che potreste costruire qui con uno dei vertici in P, ok? E quindi la lunghezza di V, ve lo ripeto, abbiamo già detto prima, sarebbe V con 1 al quadrato più V con 2 al quadrato dentro radice quadrata per il teorema di Pitagora. Bene, se io voglio... cosa c'era qui? Così. Ora, qual è il punto? Che se io scrivo i punti di questa retta in questo modo, non è vero, i punti di questa retta scritti con queste coordinate vanno bene se io parto da P. Cioè, pensateci un attimo, se questo è 3,
e io scrivo 1 per 3, 1 per 3 arriva qui solo se parto da P. Ma se io parto dall'origine, 1 per 3 arriva qui. Capite cosa voglio dire? Quindi se io voglio veramente scrivere l'equazione di questa retta, l'equazione parametrica, devo aggiungerci il punto P. Ok? Quindi i punti di questa retta, l'equazione parametrica di questa retta è data da P più T per V, che in coordinate diventa questa roba qui. Queste sono le equazioni parametriche. Parametriche significa che qui ci devo mettere uguale a x e uguale a y. Tutti i punti che si esprimono, che hanno la x uguale P1 più T per V con 1, la y uguale P2 più T per V con 2, sono i punti di questa retta qui. Ok. Ora vi stavo dicendo quest'altra cosa, questa penso non l'abbiate proprio sentita. C'è un discorso di lunghezza che forse ieri vi ho trascurato, probabilmente facendo anche qualche errore formale. Se io sono su questa retta e mi muovo, diciamo, di 2, quindi diciamo arrivo qui, questo corrisponde quindi a t uguale 2, ok? Quindi arrivo a 2 per v con 1, virgola 2 per v con 2, arrivo in questo punto qui. È ragionevole pensare, è ragionevole chiedere che questo 2, che significa due volte la lunghezza di v, no? Perché t moltiplica v, è ragionevole chiedere che corrisponda alla lunghezza di 2 anche nel vostro spazio qui. Cioè, se questo è 2, se questo qui è 2 su questo asse, quindi qui c'è 1, l'uno vero, capite? Non l'uno corrispondente a t uguale 1. Per ottenere che questa roba sia uguale, che t uguale 2 qui corrisponda a questo t, a questo 2 qui, la lunghezza 2 sul vostro grafico, deve accadere una cosa particolare. Questa lunghezza qui deve essere 1. Cioè la lunghezza di v deve essere uguale a 1. Ok, diciamo che V deve essere un vettore direttore della retta. In qualche modo questo V deve darci solo la direzione, non deve darci anche un'informazione metrica che poi ci confonde. Ok, quindi spesso troverete la richiesta che questi V con 1 e V con 2 sono tali da far sì che la loro lunghezza, quindi radice quadrata di V1 quadro più V2 quadro, richiedete che sia 1. Ok. Questo non so adesso se negli esercizi si servirà, però per farvi capire tutto questo, questo aspetto geometrico. Quindi dovete ricordare varie cose, ma non tante, sono, se ve le ordinate in qualche modo nella vostra testa, sono anche abbastanza semplici da tenere. Quando voi siete in R alla N, vi mettete in genere in un punto. Ok, prima cosa, ci mettiamo in un punto e vediamo cosa succede. In quel punto ci sono i vettori tangenti. I vettori tangenti vivono di vita propria in quel punto. Non li dovete pensare come altri punti del vostro spazio, ma come oggetti che vivono lì, ok? Che partono da lì e fanno tutto da quel punto lì. È ragionevole perché state cercando proprietà che valgono in quel punto. I vettori tangenti identificano delle direzioni. La direzione è una retta in forma parametrica. Memorizzate questa cosa. Quando si parla di direzione dovete pensare alla retta T per V, da quel punto. In alcuni casi questa retta ci serve esprimerla nelle coordinate globali, quelle di tutto il nostro spazio grande, quindi quello che parte dall'origine vera. In quel caso la retta è P più T per V. Ok? Inoltre, altra cosa che vi ho detto adesso da ricordare, è che spesso questo V è utile che abbia lunghezza 1. Questo serve per far sì che questo T esprima metricamente la stessa lunghezza che c'è nel vostro spazio grande, in modo che a T uguale 2 corrisponda al fatto che mi sono mosso su quella retta esattamente di 2 e non di 5 o 4. Capite? Se V è lungo 3 e io mi sposto di 2 volte V, mi sono spostato in realtà di 6 in questo spazio, no? E lo stesso se V è lungo un mezzo, io mi sposto di 2, mi sono spostato soltanto di 1. Ok. Allora, qui
Ci siamo, abbiamo detto differenziabile, forse è il caso di arrivare velocemente a qualche esempio. Ah, c'era quest'altra cosa importante prima degli esempi. Vi avevo parlato di queste direzioni perché queste direzioni ci permettono di fare la derivata direzionale. Che cos'è la derivata direzionale? Vediamo un attimo qui. Così. Una volta che ho le direzioni, io posso fare F di che cosa? Del punto P e mi sposto da P della direzione V e mi sposto di T. Ok? E questo V lo prendiamo di lunghezza 1. Forse in questo caso non serve. Faccio l'incremento della mia funzione quando mi sono spostato di così tanto. Vedete, qui ho bisogno dell'equazione della retta in tutto il mio spazio, non nello spazio tangente, perché la f è una funzione. Quando dico f va da r quadro in r, questo r quadro non è lo spazio tangente in P a r quadro. Ok? Questo r quadro è quello con l'origine in 0, per capirci, non quello con l'origine in P. E quindi quando io faccio f di qualche cosa, questo qualche cosa deve essere espresso con le coordinate di R quadro, non con le coordinate dello spazio tangente. Quindi l'incremento è espresso in questo modo. Quest'incremento posso dividere per quanto ho incrementato. Vedete, qui è importante allora che la lunghezza di Vp sia 1, perché se adesso io l'incremento lo chiamo t, in realtà se io sto. Se V aveva lunghezza 3, questo T è un terzo più piccolo, no? Di quanto dovrebbe essere, e viceversa. Se ora faccio il limite per T che tende a 0 di questa roba, e questa roba mi viene qualcosa, questo qualcosa qui dico che è, per definizione, è la derivata parziale della vostra F nella direzione V. Ovviamente calcolata nel punto P. Ok, questa è la derivata direzionale. E ieri, facendolo questo rapporto incrementale, abbiamo scoperto che questa derivata direzionale, questa roba qui, c'è, se volete, una formula molto semplice per trovarla, è collegata alle derivate parziali che abbiamo studiato, che sono derivate direzionali semplicemente nelle direzioni degli assi coordinati, no? Questa derivata direzionale è collegata alle derivate parziali in che modo? In questo modo, semplicemente è una combinazione lineare fatta così. Prendiamo la derivata rispetto a x e moltiplichiamo per le coordinate di v nella direzione x, quindi quello che abbiamo chiamato v1 o h o k, insomma, più la derivata parziale rispetto a y moltiplicato per l'altro numero, v con 2. Ovviamente se siamo in n variabili, qui è una sommatoria di n pezzi, quindi ve lo scrivo qui in maniera, sto mischiando n con 2, ma per farvi capire, scriverei somme per i che va da 1 a n della derivata parziale di f rispetto a x con i per v con i. Ok? E quello che vi ho chiesto ieri, e vi raccomando di provare a fare, è di vedere questa cosa qui come un vettore in orizzontale, con le componenti messe in orizzontale, che contiene le derivate parziali rispetto a x1, tutte quante, insomma. Questo vettore, vederlo come prodotto righe per colonne del vettore tangente. Questa roba che sto scrivendo qui è, se fate il prodotto righe per colonne, che dovete saper fare, significa moltiplicare ciascun elemento della riga per ciascun elemento della colonna e sommare man mano che fate queste moltiplicazioni, quella che si chiama combinazione lineare di queste componenti con questi coefficienti. Se vedete la cosa così, potete scriverlo più brevemente, appunto, come questo vettore qui, che ha un nome molto speciale, che si chiama gradiente di f, per il vettore v. Quindi, se volete, questo è un modo compatto per ricordarsi come calcolare la derivata direzionale.
Quindi vedete, la derivata direzionale nella direzione V, in realtà per farla vi basta avere le derivate parziali. Tutto questo, ragazzi, è in P. Qui non l'ho mai detto, qui lo posso scrivere, calcolato in P, però vedete come si appesantisce la notazione. Molto spesso in questo contesto si fanno degli abusi di notazione, cioè si trascura di scrivere qualcosa, si scrive qualcosa in maniera imprecisa perché altrimenti la notazione diventa un pochino troppo pesante. Ok? È chiaro, siamo nel punto P, quindi tutto quello che facciamo lo calcoliamo in P. Ok? Questo per dire che c'è un oggetto nuovo, se volete, importantissimo, che vi accompagnerà in tutto il corso, che si chiama gradiente, che è, potete pensarlo, l'equivalente della derivata nelle funzioni di una variabile. La derivata per le funzioni di una variabile, voi che cosa ci facevate? Sempre vedevate quando era zero, perché zero erano i punti con la tangente orizzontale. I punti con la tangente orizzontale erano dei buoni candidati ad essere dei massimi o dei minimi. Poi non è detto che lo fossero, potevano essere dei flessi a tangente orizzontale, no? Però potevano essere dei massimi o dei minimi. Non solo, ci sono dei teoremi che dicono che sotto opportune condizioni di regolarità per la funzione, un punto di massimo o di minimo ha per forza la tangente orizzontale. Per cui noi trovavamo i punti con la derivata uguale a zero, che li chiamavamo forse punti critici, non so se si chiamano così già in funzioni di una variabile, in genere sì. E tra i punti critici andavamo a cercare quelli che erano massimi o minimi, con varie tecniche, a volte l'andamento della derivata prima, a volte il segno della derivata seconda, eccetera. Ma per ora non ci interessa. La cosa che voglio sottolineare è che per funzioni di una variabile voi risolvete l'equazione derivata uguale a zero. Per funzioni di più variabili, il gradiente dovete pensarlo come l'equivalente della derivata. E infatti, per trovare i punti di massimo o di minimo sotto opportune condizioni di regolarità per la funzione, cercherete di risolvere il sistema gradiente uguale a zero. Perché sistema? Perché stavolta porre il gradiente uguale a zero significa porre tante cose uguali a zero, tutte le derivate parziali. Ok, vi ho fatto un piccolo spoiler delle lezioni future. Vi ricordo che in questo corso noi vogliamo risolvere problemi di massimo e di minimo, no? Quindi stiamo arrivando a questo, stiamo sviluppando gli strumenti per trovare i massimi e i minimi. Questo strumento sarà per le funzioni di più variabili il gradiente, che dovremo trovare il gradiente uguale a zero. Ok? Bene. Se noi usiamo la notazione del gradiente, come vi ho visto, per varie volte, ve lo sto dicendo in vari modi, in varie salse, per fissarvelo un pochino, vedete che quel limite di prima che definisce la differenziabilità lo possiamo scrivere in questo modo qui. E notate che qui sotto un modo per non dover prendere il vettore tangente di lunghezza 1 e quindi qui sotto metterci t è semplicemente mettere qui sotto la lunghezza di questo vettore tangente. Ok? Sono due modi equivalenti. Pensate, se questo fosse scritto come t per v con modulo di v uguale a 1, questa roba qui sotto sarebbe modulo di t. Ok? Ok, quindi questo limite si può scrivere in questo modo. Questa espressione qui con le parentesi tonde è una cosa che si chiama prodotto scalare, ok? Che è esattamente il prodotto righe per colonne, ma quando i vettori sono espressi entrambi come righe o entrambi come colonne, quella stessa operazione si chiama prodotto scalare. Quindi potete pensarlo a seconda di come rappresentate il gradiente, come vettore riga o come vettore colonna, parlate di prodotto righe per colonne o prodotto scalare. Sono due punti diversi di vista, io preferisco il vettore riga per il gradiente, quindi pensarlo come lo giacobiano della nostra funzione, ma va bene anche l'altro. L'importante è che sappiate cosa significa questa roba qui, insomma, che poi quando fate gli esercizi sapete fare il calcolo.
Ora, il motivo per cui abbiamo studiato questo differenziale era che avevamo detto che se la funzione è differenziabile, allora è anche continua, cosa che non era vera, vi ricordo, per derivabile. Se la vostra funzione è derivabile da due variabili in su, questo non implica continua. È strana questa cosa, no? Perché avete imparato e probabilmente anche come cosa molto importante, magari vi hanno anche detto che se all'esame non sapevate che derivabile implicava continua, venivate bocciati, ed è verissima questa cosa. Adesso per funzioni di più variabili dovete stare attenti, perché non è più vero che derivabile implica continua, perché derivabile è in realtà una nozione più debole del vero concetto, della vera nozione che vi dà la continuità, ovvero la differenziabilità. Voi dite, ma perché in una variabile non ce l'hanno mai detto? Perché in una variabile, derivabile e differenziabile sono la stessa cosa. E quindi non magari qualcuno ha usato la parola differenziabile, ma voi l'avete sempre presa come sinonimo di derivabile, ed è vero, è giusto così. Ok? In più variabili succedono delle cose nuove. E questo è normale, abbiamo aggiunto dimensioni, abbiamo aggiunto informazione, compaiono dei fenomeni nuovi che prima non si vedevano. Ok, un po' di cose da sapere per la funzione differenziabile appunto sono queste. La prima è che se è differenziabile allora è anche derivabile. E beh, quello l'abbiamo visto, è praticamente nella definizione di differenziale, per farlo come scritto qui su queste dispense dovete avere le derivate parziali. Quindi se non ce le avete non potete proprio costruirlo. Se anche usate la definizione che vi ho dato io ieri, in cui quel pezzo lì è sostituito da un'approssimazione lineare to cure qualunque, si dimostra poi che se c'è quell'approssimazione lineare deve essere per forza data in questo modo dalle derivate parziali, e si dimostra anche che quindi le derivate parziali devono esistere. Ok, quindi se è differenziabile avete le derivate parziali, e non solo le derivate parziali, le derivate in tutte le direzioni. Viceversa, attenzione, il viceversa vero sarebbe se avete le derivate parziali in tutte le direzioni nel punto P, allora la funzione è differenziabile. Questa frase che ho detto non è vera, ok? La frase vera è se F ammette derivate parziali non solo nel punto P, ma in un intorno di P. Sottolineiamo che questo non basta solo in P. Ok? Deve avere le derivate parziali in un intorno di P, quindi non solo in P, ma in infiniti punti vicino a P. Ricordate, l'intorno è un dischetto che contiene P. L'intorno è un qualunque insieme aperto che contiene P. Qui potete pensare come il fatto che la vostra funzione deve avere le derivate parziali tutte quante vicino a P. Non solo, non basta averle, queste derivate parziali devono essere anche continue. Bene, se questo è soddisfatto, cioè ci sono le derivate parziali vicino a P e sono anche continue, allora potete dire che la vostra funzione è differenziabile. Quindi, siccome voi le derivate parziali le sapete calcolare, in generale, per vedere se una funzione è differenziabile, voi potete calcolare le derivate parziali, come sapete fare con le regole di derivazione, e vedere se vengono funzioni continue. Dovete saper valutare se sono funzioni continue in un certo punto. A quel punto potete dire che la vostra funzione è differenziabile nel punto. Riuscite a immaginare, siccome, diciamo, se voi vi inventate una funzione, al 99% questa funzione che vi siete inventati è una funzione non solo continua, ma che comunque la derivate, la potete derivare 300 volte, rimane continua, e la derivata esiste sempre, nell'insieme di definizione, ovviamente. E quindi capite che le funzioni differenziabili sono in realtà tante per questo motivo. Ok? Bene, l'ultimo è la cosa che dicevamo. Se F è differenziabile, allora F è anche continua. Allora, vediamo un attimino. Questa è la cosa che vi ho mostrato all'inizio. Questa è la definizione di differenziabile, ma in due variabili, qui c'è il piano tangente, ma
volevo. Proviamo a vedere questo esercizio qui, ok? Mostrare che la funzione è differenziabile nel punto 0, 0 e poi vediamo che non lo è nel punto 1, 0. Allora, io vi chiederei, ragazzi, di provare, sperando che abbiate carta e penna, se no procuratevela. Vi do, sono le 10, vi do 3 minuti per provare a fare questo esercizio. Vi mostro anche la soluzione, ok? È immediata, però cercate un attimo di capirlo. Anzi, forse vi chiederei, copritevi la soluzione, anzi dai, facciamo così. Ok. E ovviamente le dispense le avete, le potete aprire. Comunque cercate di vedere che questa funzione è differenziabile nel punto 00 usando la definizione, questa qui, qui sopra, ok? Quindi facendo questo limite e vedendo quanto viene. 3 minuti. 10 alle 10:03. Lo facciamo insieme. Ovviamente chi lo fa istantaneamente provi a fare anche il resto, cioè verificare che non lo è nel punto 1, 0. Oh, 10:04. Come passa il tempo quando ci si diverte. Allora, qualcuno pensa di essere riuscito a farlo? Ah, era più lungo di quel che pensavo. Ah, perché ci sono le derivate parziali, va bene. Allora, qualcuno è riuscito a farlo? Allora, dobbiamo vedere
se è differenziabile nel punto 0,0. Prima di tutto cerco di ricordarmi la definizione. Se non sbaglio, la definizione era limite per un incremento che va a zero, quindi scriviamo, usiamo la notazione che abbiamo usato qui, HK che tende a 0,0. Di che cosa? Devo vedere se l'incremento della funzione quando mi muovo di questo HK, quindi F di del punto P, il punto in cui sto vedendo se è differenziabile è 0,0, quindi F di 0,0 più l'incremento, questo qui HK, 0,0 più HK è HK e basta, quindi scriviamo F di H, virgola K, meno F di 0,0, questa roba qui, meno un pezzo che adesso qui non entra, quindi ora mi sposto, diviso la lunghezza di questo incremento qui, era radice di H quadro più K quadro, questa roba qui deve venire 0. Questa è la definizione di differenziabile. Ok, quindi il punto primo, vedete, quando si fanno questi esercizi è ricordarsi un attimo la definizione. Così. Questa roba qui, che cos'è? Questa roba qui è il differenziale calcolato in HK. Questo differenziale, abbiamo detto, è dato dalle derivate parziali. Quindi ci serve la derivata parziale rispetto a x per h più la derivata parziale rispetto a y per k. Quindi vedete che la prima cosa da fare, bisogna trovare le derivate parziali, no? Per poter verificare questo limite. Una volta che trovate le derivate parziali, l'esercizio è il solito di fare un limite. Bene, queste prime due righe qui sono le derivate parziali. Ok? Ora, qui è fatto col limite del rapporto incrementale e va benissimo, però vi faccio notare che la derivata parziale, se io voglio fare modulo di x, y, de in dx, scriviamolo proprio così, me lo sapreste dire quanto viene questa roba? Derivata di funzioni in una variabile, no? Dai, proviamoci. Quindi y è costante. Cosa si fa con le costanti? Quando fate una derivata di un prodotto e uno dei due pezzi è una costante. La costante si mantiene, perfetto. Quindi in questo caso la costante è modulo di y, quindi posso portarlo fuori e quindi ho d in dx di modulo di x. Quindi diciamo questa derivata si fa non appena sappiamo la derivata del modulo di x, no? E questa derivata quant'è? Intanto riscrivo modulo di y per, e vi aiuto. Metto una parentesi graffa per farvi capire come vorrei scriverla. Mi raccomando ragazzi, non rendetevi la vita più difficile di quanto già non sia. Non so come la imparate la derivata di modulo di x, forse imparate x su modulo di x, modulo di x su x, va benissimo, però la funzione modulo di x è questa. La derivata è il coefficiente angolare della retta tangente. Qual è la retta tangente qui, per esempio, in questo punto che ho indicato col punto interrogativo? Qual è l'equazione della retta tangente? Provate a dirmi questo. Meno x. Y uguale meno x, perfetto. E quindi il coefficiente angolare quant'è? Meno 1. Perfetto. Invece qui, quant'è il coefficiente angolare? 1. Più 1, perfetto. E qui la derivata non c'è, ok? Quindi lo butto via. Bene, quindi adesso io vi chiedo, la derivata della funzione modulo di x, quant'è?
E se vi chiedo di rispondermi con la parentesi graffa, cosa mi dite? Più 1 se x è maggiore di 0, meno 1 Esatto. se x è maggiore di 0. Perfetto, vedete, siamo d'accordo che è veramente semplice, ok? Quindi, no, cioè, se volete, imparate pure a memoria la formula derivata di modulo di x uguale x su modulo di x. Però spesso anche questa va bene, ok? Anzi, questa è molto più semplice. Vi dice che la derivata vostra è costante, semplicemente in zero smette di esistere e poi salta dall'altra parte. No? È una funzione a gradino, se vogliamo. Si chiamano così queste funzioni, costanti che però ogni tanto saltano, fanno dei gradini. Bene, quindi questa è la derivata parziale rispetto a x. Okay, che diciamo è scritta strana perché non è una funzione continua, lo sappiamo, la derivata del modulo di x non è una funzione continua. Vabbè, fate la stessa cosa, mettiamolo qui che sennò non si capisce niente. Quindi la derivata di modulo di x per y rispetto a x abbiamo detto che è uguale a modulo di y per più 1 e meno 1, maggiore di 0, minore di 0, x. E quant'è la derivata parziale rispetto a y di modulo di xy? Proviamo a ragionare nello stesso modo. Modulo di x per più 1 e meno 1, però in 0 sì, non è definita, quindi non si può fare come dicevo io, vabbè, ormai finiamo, per y maggiore di 0 e per y minore di 0. Ok, volevo farvi moltiplicare queste due cose e vedere che in zero veniva continua, invece no, bisogna farlo per forza con rapporto incrementale, perché queste derivate in zero giustamente non sono definite. Ok, quello che succede, comunque vedete ragazzi, che moltiplicando qui in qualche modo la discontinuità si toglie perché il meno per meno essenzialmente e il più per più si semplificano. Chissà se è vera questa frase che ho detto. Boh. Va bene, facciamo con rapporto incrementale. Il rapporto incrementale l'abbiamo fatto tante volte. Questa differenza qui viene 0 e diviso h, 0 diviso h è 0 prima di fare il limite, no? Non è 0 su 0, forma indeterminata, perché qui sopra è proprio 0 e quindi questo limite viene 0. Quindi la derivata parziale nell'origine esiste e viene 0. Allo stesso modo la derivata parziale rispetto a y nell'origine esiste e viene 0. Notate che l'incremento l'ho messo in due punti diversi dell'argomento della funzione. Quindi adesso se io voglio verificare se la mia funzione è differenziabile, scrivo questa roba qui. Vedete? Dove al posto di fx ci metto la derivata parziale, al posto di fy ci metto la derivata parziale. Siccome questa roba è venuta 0, questo è venuto 0, questo è venuto 0, questa roba qui non c'è. Inoltre f di 0, 0 è 0, questa roba qui non c'è. Quindi mi rimane f di hk. Quindi quello che dobbiamo fare è questo limite qui. Modulo di hk diviso radice di h quadro più k quadro. Ora, questa roba qui, guardiamola un attimo, solo a livello qualitativo, se voi guardate questa roba, è utile quando si guardano i limiti farsi un'idea di quello che forse può venire. Questa cosa qui, h quadro più k quadro, che grado ha? 2, no? Certo, in due variabili, quindi è una domanda un po' strana, però il grado totale io direi che è 2. Quando faccio la radice quadrata di qualcosa di grado 2, cosa viene? Qualcosa di grado 1. Non torna però perché qui sopra viene. Ah certo, ok. Qui sopra c'è qualcosa invece di grado 2, perché è h per k. Quindi se voi avete sopra uno 0 ma di grado 2, come se fosse 0 al quadrato, questo è solo qualitativo, non è un modo per fare il limite.
ma qui sotto avete soltanto 0, questa è un po' l'idea dello sviluppo col polinomio di Taylor, capite che poi quando semplificate questa roba vi rimane lo 0 di sopra, e quindi questo limite potrebbe esistere e venire 0, che è quello che deve venire, no? Per essere differenziabile. E difatti è questo che accade e che si vede evidentemente se facciamo il limite con una trasformazione opportuna. Qual è questa trasformazione opportuna? Come sempre ci è accaduto, il motivo per cui abbiamo spiegato in particolare il cambio di coordinate, la trasformazione in coordinate polari, se noi invece di metterci nel sistema di coordinate HK, che vabbè è nello spazio tangente, ma a questo punto non ci interessa più, siamo tutto nello spazio tangente adesso, vedete c'è solo HK, non c'è più XY, quindi questo è il punto P in realtà, ma possiamo chiamarlo l'origine da adesso in poi. Se qui dentro noi invece di H e K consideriamo le altre variabili rho cosen teta legato ad H così e rho sen teta legato a K così, cioè facciamo il cambio in coordinate polari, cioè identifichiamo un vettore qui non più con le sue coordinate H e K, ma con la lunghezza rho di questo vettore e l'angolo teta che questo vettore forma con l'asse delle H, vediamo che questa espressione si semplifica molto, perché a questo punto H quadro diventa rho quadro cosen quadro, K quadro diventa rho quadro sen quadro, la loro somma dei quadrati diventa rho quadro per cosen quadro più sen quadro, ma cosen quadro più sen quadro per il teorema di Pitagora è uguale a 1, quindi qui viene radice di rho quadro che si semplifica e viene rho. Voi dite no, viene modulo di rho, avreste ragione a fare una precisazione del genere, ma vi ricordo che in queste coordinate questo rho è la lunghezza del vettore, quindi rho è maggiore di 0. Ok, non considero rho minore di 0 e quindi questo modulo di rho, che sarebbe una precisazione corretta ma che indicherebbe che non avete mai usato le coordinate polari, questo rho è sempre maggiore di 0 e quindi il modulo non serve. Vedete come questo passaggio qui che io vi ho descritto, sono vari passaggi, viene fatto immediatamente, perché questa trasformazione in coordinate polari voi dovreste averla fatta spessissimo negli esercizi. È una cosa, quando trovate qualcosa al quadrato più qualcos'altro al quadrato, la prima cosa che vi viene in mente per semplificarla è fare questa trasformazione qui. Perché fare questa trasformazione qui aiuta in quel caso? Perché sapete che quando fate questo al quadrato più questo al quadrato vi viene rho quadro. Ok, per il teorema di Pitagora, quindi vi viene in mente di farlo. Chiaramente se la cosa funziona o no dipende da cosa viene nel resto dell'espressione, perché come al solito tiri da una parte e allunghi dall'altra. Qui la cosa si è semplificata, speriamo che lì sopra non si complichi troppo. In questo caso lì sopra non solo si complica, ma ci semplifica il rho di sotto. E in questo caso, vedete, mettendo H uguale L per cosen teta, K uguale L per sen teta, qui dentro viene L quadro, che è un po' quello che vi dicevo prima, no? 0 al quadrato diviso 0. Ora semplificate questo L quadro con questo L, e quindi dite questo limite qui per... Ah, sarà L questo, sì, io lo chiamo rho, ma mi sa che è un L qui sulle dispense. Questo limite per L che tende a 0, L per lunghezza probabilmente, viene 0 per un numero. L'unico modo per cui questo limite potrebbe non venire sarebbe se questo numero qui potesse essere infinito. Ok? Ma intanto qui non c'è, non ci sta più la L. E comunque cosen teta e sen teta sono limitati, quindi questa roba qui non può andare a infinito, questa roba qui è al massimo più 1, no? Perché cosen teta e sen teta al massimo sono più 1 e quindi il loro prodotto al massimo è più 1 e quindi questa roba tende a 0 e quindi la funzione è differenziabile, perché definizione
La funzione è differenziabile se questo limite viene 0. Ok? Proverei a fare l'altro pezzo, vedere che non lo è nel punto 1, 0, ma ovviamente se avete prima domande qui può essere utile. Quindi abbiamo appena dimostrato che f è differenziabile in 0. Allora vediamo il punto 1, 0. Prima di tutto dobbiamo fare le derivate parziali. E l'esercizio è molto semplice, perché semplicemente le derivate parziali in 1, 0 non ci sono. Quando andiamo a fare questo limite del rapporto incrementale, vediamo. La derivata parziale nella direzione y, perché è quella che mi crea la discontinuità relativamente alla y. Quando andiamo a vedere questa derivata parziale, facciamo f di 1h, perché f di 1h? Perché siamo nel punto 1, 0, quindi dobbiamo fare, l'ha chiamato solo h qui, dobbiamo fare dobbiamo cambiare soltanto la y, perché stiamo derivando rispetto a y, quindi la 1 rimane così, la y che era 0 diventa 0 più h, e quindi f di 1h, e poi qui c'è invece f di p che è 1, 0. Quindi questa roba diventa, la funzione era modulo di xy, no? Quindi questa roba diventa modulo di 1 per h, quindi modulo di h, meno f di 1, 0. Appena uno dei due è 0, modulo di x per y viene 0. Quindi questo viene 0 diviso h. E questo limite qui è il solito della derivata del vostro modulo, del vostro valore assoluto. Cioè più o meno 1, qui andrebbe scritto più 1 per... non per x maggiore di 0. Ah, ok, no, va bene così. Più o meno 1 relativamente a questo più o meno qui. Quindi il limite destro viene più 1, il limite sinistro viene meno 1. Quando i limiti destro e sinistro vengono diversi, possiamo concludere dicendo che quindi non esiste il limite, quindi non esiste fy. Teorema, se f è differenziabile in quel punto, allora esistono le derivate parziali in quel punto. Vedete quindi che non può essere differenziabile, perché se lo fosse, sto facendo implicitamente un ragionamento per assurdo, se per assurdo lo fosse, allora dovrebbe esistere la derivata parziale rispetto a y. Ma siccome abbiamo appena visto che la derivata parziale rispetto a y non esiste, la nostra funzione non è differenziabile, ok? Cosa scritta in questi termini. Ok, proviamo a vedere quest'altro esercizio. Mi scusi, prof, io non ho capito una cosa. Nell'esercizio precedente, quando abbiamo cercato le derivate parziali, non ho capito perché a un certo punto abbiamo usato la definizione per definirli. Allora, quindi vediamo un attimo, f di xy uguale modulo di xy. Allora, quindi diciamo in 0, 0, 1, 0, va bene lo stesso. La prima osservazione che tu puoi fare quando ti viene chiesto di vedere se è differenziabile è fare le derivate parziali. Quindi sì, possiamo provare a farlo così. Allora, derivata parziale rispetto a x, l'abbiamo in xy, l'abbiamo visto poco fa, veniva dunque modulo di y, perché è costante, per più 1 se x è maggiore di 0 e meno 1 se x è minore di 0. Quindi la prima domanda che ti faccio è, e se x uguale a 0, che viene evidentemente lasciato fuori da questa roba?
non c'è la derivata, non No, esiste. attenzione, è qui il punto. No, non è così. Se x uguale 0, la derivata parziale non ti è venuta con le formule, ok? Però potrebbe ancora esistere. Capito? E questo è il punto, che per vedere se non esiste devi farlo con la definizione. Cioè, ci sono delle situazioni in cui tu provi a fare un'espressione analitica in questo modo, questo ti dice che questa espressione analitica per x uguale a 0 non ti funziona, non ti dà la tua derivata parziale. Ok, però col limite potresti verificare che esiste. Che in effetti è quello che succede se ci pensi, no? Per y uguale a 0 e x uguale a 0 la tua derivata parziale esiste. Capisci che è un caso molto particolare perché qual è il punto? Tu dici qui non esiste perché viene più 1 o meno 1. Certo, se non ci fosse modulo di y, la mia derivata parziale è venuta più 1 da una parte, meno 1 dall'altra, quindi il limite non può esistere, no? Qui, questo ti dice implicitamente che il limite è più 1 da una parte e meno 1 dall'altra, quindi il limite non esiste. Il punto è che quando ci sono più variabili coinvolte, come in questo caso, questa y può ammorbidire questa situazione. Nella fattispecie, quando questa y è 0, tu vedi che questa cosa più 1 da una parte e meno 1 dall'altra non è più vera, è 0 da una parte e 0 dall'altra. No? E quindi può esistere, però certo il limite va fatto da tutte le direzioni, eccetera. Quindi non è che puoi dire siccome qui mettendoci y uguale a 0, questa roba viene 0, allora la derivata parziale esiste. Dobbiamo farlo con la definizione. Cioè il punto è che questa roba che ti è venuta, il suo dominio è uguale, se vuoi, a R quadro meno asse y, giusto? Perché sull'asse y questa roba x uguale 0 e l'asse y non è definita. Sei d'accordo? Il dominio di questa roba qui. Sì. Ma il dominio di questa, dominio, è uguale a R quadro. Quindi adesso resta la domanda. La derivata parziale nei punti che non sono venuti ma che stanno qui, quindi in tutto l'asse Y, esiste oppure no? Ok? Ho capito. È lo stesso dall'altra parte. Quello che possiamo fare, che potremmo fare, se, avendo una curiosità del genere, sarebbe istruttivo farsi la domanda adesso, domanda. Se P uguale un punto qualunque dell'asse Y. Quindi se P uguale 0T, se vogliamo, esiste derivata parziale rispetto a X di P. Ok, quindi questa è la stessa domanda che ci siamo fatti prima, solo che prima ce la siamo fatta soltanto per T uguale a 0 e per T uguale a 1. No? Adesso potremmo chiederci questa cosa qui in tutti i valori. Anzi, provo un attimo, vediamo se riusciamo a farlo. Quindi mi chiedo nel punto 0t se esiste questa derivata parziale. Come facciamo? Facciamo il limite del rapporto incrementale. Quindi limite per h che tende a 0, di che cosa devo fare? F di p più h. Quindi devo fare modulo di h per t, direi, se non sto sbagliando, perché sto facendo la derivata parziale rispetto a x, ok? Questa è la domanda che mi sto facendo. Meno f di p. Siccome qui c'è 0, f di p è comunque 0. E poi devo dividere per l'incremento. Qui bisogna stare attenti a non confondere. T è il parametro in questo caso, scusa, non il parametro, la costante, la coordinata del punto. Forse avrei fatto meglio a chiamarla y direttamente. E questa roba qui, modulo di h su h, limite per t che tende a 0, modulo di h su h è più 1 e meno 1, quindi questa roba qui diventa t se
No, non confondere questa cosa. Questa roba qui diventa più o meno t a seconda che mi avvicino a 0 da destra o da sinistra. E quindi questo cosa ti dice? Quindi prova a concludere tu. Quindi mi dice che il limite non è unico, quindi non esiste la derivata parziale. Ok, attenzione, non è che il limite non è unico, il limite non esiste, perché limite destro e sinistro sono diversi. Il limite è sempre unico quando esiste, eh? C'è il teorema di unicità del limite. Il limite non è unico, sono i limiti destro e sinistro che sono diversi, e allora non esiste il limite, e quindi non esiste la derivata parziale. Giusto, ma non proprio. Questa implicazione non è vera. Qui c'è t, non c'è un numero. Tu stai facendo una... Vedete quanto è facile fare assunzioni senza accorgersene. Tu stai facendo un'assunzione che più t è diverso da meno t. Ti sembra sempre vero che più t è diverso da meno t? Dipende dal valore di t. Ok, in particolare qual è l'unico caso? Zero. Zero, ok. Quindi, non, ripeto, non facciamoci la vita più complicata di quanto non sia. Dipende dal valore di t, ok, ma è molto più semplice dire no, non è vero quando t è uguale a zero. È vero in tutti gli altri casi, ma se t è uguale a zero, no. Vedete, ragazzi, come è facile... Lo capisco, no? È scritto più t e meno t, ah, sono diversi più t e meno t. No, dipende da t. Ah, vabbè, certo, se t è uguale a zero, certo che sono uguali, ho capito, però se scriviamo una cosa matematica assumendo che sia sempre diverso, è sbagliato, no? E infatti questa frase qui potremmo scrivere solo se t è diverso da zero, il che ci lascia un altro caso. Cosa succede per t uguale a zero? Beh, è fatta anche in questo caso, no? In questo caso il limite esiste. E quanto viene? Zero. Viene zero. Quindi esiste la derivata parziale rispetto a x e viene zero. Ok? Quindi in quale punto? T uguale zero che significa? Tra tutti i punti dell'asse y, dov'è che abbiamo visto che esiste la derivata parziale rispetto a x? Solo in 0, 0, in 0, 0. Questo è un punto molto speciale. E se volete avete dimostrato molto di più di quello che viene fatto qui nell'esercizio, avete dimostrato che in tutti gli altri punti dell'asse x non c'è la derivata parziale rispetto a x. In tutti gli altri punti dell'asse y, scusate, non c'è la derivata parziale rispetto a x. Ok? E quindi in particolare in tutti gli altri punti non è differenziabile. Quindi se volete questo ci completa l'esercizio in maniera totale, beh non totale, dovremo vedere anche la derivata parziale rispetto a y. La derivata parziale rispetto a y cosa farà? Per simmetria sarà uguale ma moltiplicata per modulo di x. Di nuovo il suo dominio sarà r quadro meno asse x. Quindi ci dovremo chiedere cosa succede se provo a farla con la definizione nei punti della forma t0 invece che 0t, e immagino che la risposta sarà la stessa. Non esiste mai quella derivata parziale se t è diverso da 0, ma esiste per t uguale a 0. Quindi che cosa abbiamo, concludendo da questo discorso, cosa possiamo dire? Anzi, riassumiamolo. Quindi f di xy, se quello che abbiamo detto senza fare i conti è vero, no? Ma è ragionevole che sia vero per simmetria, è differenziabile, anzi facciamolo così, è differenziabile se, e ora vediamo cosa metterci, non differenziabile se. Cosa ci mettiamo qui? Allora, riguardiamo i conti. Prima di tutto, se né x né y sono 0, cosa succede?
Non esiste la derivata parziale, quindi non è differenziabile. Esatto, se né x né y sono 0, questo problema non si pone e quando y, in questo caso non siamo sull'asse y perché x non è 0 e questi due numeri qui sono diversi perché y anche è diverso da 0, quindi verrà più modulo di y meno modulo di y, la mia derivata parziale. Scusa, come non detto. Allora, se x e y sono diversi da 0, avrai x, che so, maggiore di 0 o minore di 0, no? Se è diverso da 0 è uno di questi due. E quindi quando andiamo a fare la derivata parziale ci viene. Attenzione, questo non è un limite, ok? Questa è già la derivata parziale, l'ho calcolata. E se x è minore di 0 mi viene meno modulo di y. Se x è maggiore di 0 mi viene più modulo di y. Ok? Quindi questa derivata parziale esiste appena x non è 0. I limiti non esistono. Non esisterebbe il limite per x che tende a 0, certo, perché quando x tende a 0 ci puoi tendere da destra o da sinistra. Però non è quello che ci interessa. Noi vogliamo sapere se esiste la derivata parziale, no? Quindi se x è diverso da 0, in quel punto esiste la derivata parziale rispetto a x, l'abbiamo calcolata. E se anche y è diverso da 0, per lo stesso motivo, per il conto che non abbiamo fatto, ma per lo stesso motivo, esiste la derivata parziale rispetto a y. Ok, quindi se entrambi sono diversi da 0, differenziabile adesso andrebbe visto, differenziabile ci metto un punto interrogativo, se x e y sono diversi da 0 entrambi, allora quello che abbiamo detto è che esistono fx e fy, e quindi potremmo fare il conto per vedere se è differenziabile, con la definizione di differenziabile, no? Se invece appena x è uguale a 0 o y è uguale a 0, questo conto qui ci dice che una delle due derivate parziali non esiste. Per esempio, se x uguale a 0, questo l'abbiamo fatto, non esiste la derivata parziale rispetto a x, tranne il caso in cui x è proprio uguale a 0. Lo stesso per y, quindi... Se una delle due è uguale a 0, se x o y sono uguali a 0, allora una delle due tra fx e fy non esiste. Quindi non differenziabile. Ma attenzione, questo... Dobbiamo escludere il caso, ma x e y non sono contemporaneamente 0. Tutta questa roba andrebbe scritta molto meglio, scritta così è orrenda, ovviamente, no? Bisogna fare per bene i casi, ora stiamo chiacchierando. Rimane l'ultimo caso. L'ultimo caso è se sia x che y sono uguali a 0, 0. In questo caso esistono, è un po' come il primo caso, in questo caso esistono entrambe le derivate parziali fx e fy, ma in più in questo caso abbiamo fatto il conto del differenziale e mi sembra, cos'è che abbiamo detto? Che era differenziabile, no? Sì, vedete questo conto qui in coordinate polari, abbiamo fatto quel limite ed è venuto 0. E quindi in questo caso, e in più... F è differenziabile. Quindi se volete tutto questo discorso ci dice che se volessimo completare l'analisi di questa funzione e dire se è differenziabile in qualunque punto, questi due casi sono fatti, abbiamo risposto, ci rimane il caso 1. Cosa c'è da verificare? Abbiamo calcolato le derivate parziali, ce le abbiamo e quindi dobbiamo inserirle nella definizione di differenziabilità e vedere se quel limite della definizione di differenziale viene 0. Ok? Questo direi potete farlo per casa, mi sembra un esercizio interessante.
Vi torna? Allora, stavo vedendo, cominciamo, diamo un'occhiata a questo esercizio qui e poi ci salutiamo. Allora, vedete, ci sono molti punti. Verificare che f di xy non è continua nell'origine. Cominciamo. Come si fa a vedere? Questo dovremmo saperlo fare. Ditemi solo cosa provereste a fare, poi il conto lo faccio io, per vedere se è continua o no nell'origine. Come si fa a vedere se una funzione è continua o no? Verifico il limite e poi vedo se è uguale alla funzione. Ok, quindi prova a dirlo meglio però, siccome stai sforzando di usare il linguaggio appropriato, hai detto verifico il limite e vedo se viene uguale alla funzione, questa è la frase? Sì, sì. Ok, allora in questa frase gli errori sono verifico il limite, io non so bene cosa significa, si verifica un'equazione, si verifica una proprietà, si verifica una certa affermazione vera o falsa, no? Che significa verifico il limite? Prima cosa. E no, poi giusto, vedo trovo, se è uguale... trovo il limite. Ok, dimmi. Dimmi, scusa. Allora, per xy trovo il limite della funzione per xy che tende all'origine, quindi a 0, 0. Ok, quindi prima di tutto trovi il limite e nel trovare il limite implicitamente stai dicendo anche vedo se esiste. Esatto. Ok, quindi diciamo prima vedo se esiste il limite e se esiste lo trovo e trovo che numero viene. Diciamo che viene 42. Esatto. Vedo se è uguale a f di 0, 0. Esattamente, perfetto. Molto meglio, ok? Quindi l'altro errore che c'era nella frase iniziale, oltre a verifico il limite, avevi detto vedo se è uguale alla funzione. Il limite è un numero, la funzione è una funzione. Non succederà mai che un numero è uguale a una funzione, ok? E quindi era sbagliata in questo senso, proprio come equazione dimensionale, per usare una terminologia fisica o ingegneristica. E la frase corretta è quella che hai detto adesso. Vedo se il limite esiste. Se esiste, lo trovo, in genere queste due cose vanno a braccetto, a quel punto diciamo che mi viene L, verifico il valore, quindi puoi usare la parola verifico che il valore di F in 0, 0 sia proprio L. Oppure, calcolo la funzione in 0, 0 e vedo se viene L. Oppure, vedo se F di 0, 0 uguale L. Quest'ultima cosa è proprio compatta ed è la definizione di limite, ok? Perfetto. Allora, quindi il punto primo è vedere se esiste il limite e nel caso trovarlo. Come si fa questo? Abbiamo fatto un po' di esercizi. Vi ricordate la questione delle direzioni? Bisogna vedere se esiste nelle direzioni. Se ci viene diverso in due direzioni, allora non esiste. Se ci viene uguale in tutte le direzioni, siamo nei guai, perché purtroppo non possiamo dire che esiste. A quel punto bisogna usare la definizione. Però intanto facciamola questa verifica, no? Sì, sì. Quindi faccio la verifica nelle direzioni, metto al posto, mi sembra che in genere facciamo y uguale a mx, no? Come primo tentativo. Mettendo lì mx mi viene sopra mx quadro, sotto x quadro più m quadro, x quadro, questa roba qui è uguale a x quadro sopra e sotto, si semplifica, quindi è uguale a m su 1 più m quadro, e siamo molto fortunati perché ovviamente questo limite per x che tende
a 0, no? Perché il punto di questa curva, quando x tende a 0, anche y uguale mx tende a 0, e quindi questo è il punto del limite che dobbiamo fare su questa curva per tendere all'origine, scopriamo che il nostro limite viene questo. Quindi dipende dalla direzione, no? E quindi il limite non esiste. Benissimo, quindi la nostra f non è continua in 0,0, come era chiesto di verificare. Notate il secondo punto, cosa vi dice? Una cosa che vi dovrebbe far sobbalzare sulla sedia per funzioni di una variabile. Dice, adesso mostrate che f è derivabile in 0,0. Voi qui immediatamente dovreste dire, no, non è possibile. Derivabile implica continua. Ok? Questo esempio vi mostra proprio invece che per funzioni di due variabili o di più di due variabili, derivabile non implica continua. Quello che implica continua è il differenziabile. E quindi cosa vi aspettate, visto che non è continua? Che non sia differenziabile. E infatti questa è la domanda, la cosa che vi viene chiesta di verificare nel punto C. Ok, quindi questo esercizio c'è anche la funzione di esempio per farvi vedere queste cose che abbiamo detto, che sono vere, diciamo, che sono, che si verificano anche con funzioni relativamente semplici. Ok, ragazzi, direi che questo provate a farvelo come esercizio, magari già per domani. Derivabile in 0,0, vi ricordo il solito rapporto incrementale, ne abbiamo già fatti tanti. Una volta che avete le derivate parziali, le inserite nella definizione di differenziabilità e quindi fate ancora un altro limite e vedete che questo limite non viene zero e quindi la vostra funzione non è differenziabile. Ok. Se avete domande, fatele. Allora vi saluto e ci vediamo domani, d'accordo? Grazie, prof, a domani. Ciao, arrivederci. Ragazzi, grazie a voi. Ciao, ciao. Arrivederci.